Parliamo del caso di borsa della giornata. Sapete che con Andrea Cartisano ci piace, ma perché è utile andare ad analizzare diversi titoli che sono anche quelli che ci chiedete voi più spesso da un punto di vista fondamentale. Oggi il caso, lo vedete anche in sovrimpressione, è Enel. Intanto io ricordo che il colosso elettrico ha comunicato proprio i risultati finanziari preliminari del 2020, li ricordo velocemente e poi do la parola a Andrea. Un esercizio chiuso con ricavi per 65 miliardi di euro, in flessione del 19,1 rispetto agli 80,33 realizzati l'anno precedente. Il margine operativo lordo ordinario è risultato pari a 17,9 miliardi di euro, in linea con i 17,91 del 2019. Il margine operativo lordo è stato pari a 16,8 miliardi di euro e a fine 2020 l'indebitamento netto era cresciuto a 45,4 miliardi di euro rispetto ai 45,18 miliardi di inizio anno. Allora, Andrea, partiamo da qui, per capire a livello fondamentale, come si posiziona, diciamo, co che cosa ci dice l'analisi fondamentale di Enel? Beh, innanzitutto la analizzo molto volentieri con te, così il mio stalker che tutte le settimane mi riempie di insulti via mail sarà contento perché quando mi permetto di parlare male di Enel, lui subito mi attacca come se fossi un bambino dell'asilo. Però lasciamo stare. Allora, il discorso qual è? Perché ho voluto Enel tra i titoli da analizzare, perché possiamo capire, la mia è una provocazione se vogliamo, riduciamo di molto i numeri. Non si chiama Enel, si chiama azienda Pinco Pallino. Invece di fare 65 miliardi di fatturato, fa 65 milioni. Invece di fare 17,9 miliardi di EBITDA, fa 17,9 milioni. E a debiti invece di 45,4 miliardi, 45,4 milioni. Sarebbe un'azienda in grande difficoltà. Quindi i numeri di Enel non sono affatto positivi. Il mercato, se non si chiamasse Enel, non la valorizzerebbe, queste cifre, perché comunque, per chi è più esperto a leggere bi i bilanci, al di là che sono dati preliminari, mancano due dati fondamentali per valutare appieno il bilancio, che sono l'EBIT e l'utile netto. Siccome il fatturato è calato quasi del 20%, il mio timore è che nel 2020 Enel possa essere stata sotto i 4 miliardi di utile netto. A occhio direi tra i 3 e i 3,5 miliardi, che può apparire tantissimo, in valore assoluto lo è, però è gravata da 45,4 miliardi di euro di debito. Per cui, che cos'è che succede? Che un'azienda piccola è come dire tradurre all'ennesima potenza il famoso detto: se tu hai 100.000 euro di debiti con una banca, il problema è tuo, se hai 100 milioni, il problema è della banca. E quindi Enel, secondo me, è ampiamente correttamente valutata, ovviamente in fasi di mercato molto positive come queste, è facile che il titolo, in questo caso sta sottoperformando perché stanno comprando i bancari, comunque non cali perché fa paniere, e logicamente in un mercato forte comunque i titoli che fanno indice è difficile che vengano venduti, però mi interessava analizzare appunto il bilancio perché, seppur incompleto, ci fa vedere che i numeri non sono eccezionali e, se non si chiamasse Enel, il sistema bancario sicuramente chiederebbe dei piani di rientro perché il debito comincia a essere non del tutto sotto controllo. Che vantaggio ha Enel? Che i tassi sono ovviamente bassissimi e che può andare sul mercato pagando ovviamente dei tassi di interesse molto bassi per quello che il debito diventa sostenibile. Però attenzione, non facciamoci ingannare dal blasone perché non è un bilancio affatto eccezionale e ha sentito moltissimo purtroppo l'anno del Covid perché i consumi elettrici sono calati molto,
vediamo questo meno 19,1 sta a significare proprio questo. Eh sì, assolutamente, in quest'anno caratterizzato dal Covid. Ecco, stavo dicendo, senza sapere poi in modo mirato dove sareste andato a parare, Andrea, io ho iniziato dicendo il colosso elettrico, nel senso che, al posto di dire Enel, ho usato questa espressione che si riaggancia un po' a quello che ci hai detto tu, sostanzialmente detto in termini proprio terra-terra, se appunto non avesse questo nome verrebbe valutato diversamente dal mercato, cioè diciamo che il mercato sta chiudendo un occhio nei confronti di Enel in questo momento, mettiamola così. Ha fatto addirittura massimi storici di recente, però logicamente io ho fatto l'esempio su un'azienda che avesse gli stessi multipli di Enel. Se fosse un'azienda non quotata in borsa, il sistema bancario la considererebbe un'azienda in difficoltà. Quindi dobbiamo fare attenzione. Poi, per carità, ci sono casi ancora più eclatanti. Cito spesso Amplifon, che io ho in portafoglio della newsletter. Oggi magari mi scatterà lo stop profit, per cui il mercato non sempre premia chi lavora sul value trading, perché se devo comprare Enel sull'analisi tecnica è un conto, se devo comprarla sui fondamentali a questi prezzi non la compro. Assolutamente, sei stato come sempre chiarissimo. Io approfitto per ricordare ai nostri telespettatori, se volete delle società da analizzare a livello fondamentale, nello specifico, noi raccogliamo tutti i vostri desiderata e poi naturalmente mi confronto con Andrea Cartisano che sulla base, di ciò che abbiamo a disposizione, appunto, segnalerà quelle più o meno interessanti, sia in senso positivo che negativo, nel senso che ci rifacciamo ai bilanci.